pronta? No, vieni più di qua un po', dobbiamo fare insieme. Ciao a tutte e a tutti, a tutte e a tutti. A tutte e a tutti. Sei pronta? Tutti e a tutti. Ok. Ciao a tutte e a tutti! Bentornati in un nuovo video assaggi, ragazzi, video assaggi. Io non so come farò, però in qualche modo proveremo. Se non avete visto gli altri, no, ne abbiamo fatto solo uno prima. Sì. Ok, se non avete visto quello, ve lo linko da qualche parte, così lo potete vedere. Ringrazio prima di tutto già da adesso Cibo USA che ci ha omaggiato di questa valangata di roba. Diciamo che ho cercato di prendere cose diverse rispetto a quelle dell'altra volta, però non lo so, forse qualcosa è uguale. Cioè gli Oreo ad esempio ci stanno sempre, però sono altri gusti che volevamo prendere l'altra volta, quindi insomma due piccioni con una fava. E io direi di iniziare. Allora, vi dico subito che tre delle cose che ho preso non possiamo mangiarle in questo video, perché uno sono dei cereali, cioè adesso non mi sembra opportuno mettermi qua con la tazza con latte. Comunque sicuramente poi li vedrete più avanti, ma sono i Lucky Charms, famosissimi, quelli con i pezzettini di marshmallow. Sono curiosissima, guardate quanto sono belli. Altra cosa è il peanut butter topping, che è insomma la salsa quella che va tipo sopra il gelato, però il burro d'arachidi della Isis proprio originale. E anche questa magari lo vedrete in un vlog, adesso che sta arrivando la stagione calda potremo utilizzarlo. Già solo senti l'odore, come si sente tipo che è un po' colato fuori, però gnammis. Scusate, avevo detto tre cose, in realtà sono quattro, vabbè. Allora, un altro è questo, che sicuramente magari faremo un video a parte, che ne so, dove proviamo a fare questi red velvet brownie, perché questo è un mix. Poi vabbè, se aggiungo gli ingredienti si fanno, però adesso in questo momento non mi sembrava opportuno. E include anche, no che figata, il topping al cream cheese. Qua ero curiosissima, quindi questi anche li vedremo. E poi ho preso questo. Io il caffè non lo bevo, però non lo so, magari qualcuno vuole provare. Io Coffee Mates della Nestlé French Vanilla. L'hai mai provato? Caffè alla vaniglia, no? Quindi è figo. E ci sta, poi è un bel bibitone enorme. E anche questo vi faremo sapere. E adesso iniziamo con i veri e propri assaggi. Io direi, facciamo come l'altra volta, una cosa dolce e una cosa salata. Così temperiamo un pochino. Allora, iniziamo con una cosa dolce, cioè tan 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 tan, gli Oreo al burro d'arachidi. In realtà ci sono anche alla Red Velvet, ve li faccio vedere subito questi due qui. Tu apri questi, io apro questi. Ok, quelli sono al burro d'arachidi. Oh mio Dio! Senti, cioè vedi se sono più grandi, non ne sono più grandi quelli normali. Sì, ma sono troppo di... Cioè sono enormi. Mi sa che c'hanno più crema. Vedi, c'è qualcosa di strano. Comunque, ci sono troppo di burro d'arachidi. Cioè, guarda questi, a me sembrano enormi. Pure quelli dell'altra volta. Che carini, falli vedere. Vabbè, quello c'è il biscotto fuori normale. Invece poi questo ce l'ha anche rosso. Proviamo uno e uno. Io provo questo. Provo anche questo. 3, 2, 1, via. Ops, l'ho suicidato. Buono. Sanno di una marca di biscotti che avevo preso a Miami. Però non si sente il burro d'arachidi. Sì, sono uguali a quelli, cioè non so. A me questi sembrano uguali. Quelli classici. Sarà che la Red Velvet, vabbè, magari c'è la crema un po' più burrosa, però un po' deluso. E io pure mi aspettavo di meglio da questi. Dai, quello è buono, io lo so dato prima, ammetto, perché io l'ho dato a lei. Però era fighissimo, era buonissimo. Assaggio questo? Non lo so proprio di niente. Voto finale. Sì, esatto. Per questi io do un 6, ma anche scarso. Io 6,5, sì, perché... Invece con le burro d'arachidi io gli do un 8, perché sono buonissimi. Sei. Io 6 perché mi aspettavo di meglio. Dai, ma come? No, vabbè. Poi abbiamo... Ah, una cosa salata adesso. Prendiamo queste. Le Pringles a gusto. Cheeseburger. Proviamo. Allora, dall'odore io direi che sembra tipo paprika. Beh, l'odore. Qualcosa di pomodoroso. Sì, però si sente il cheddar. Si sente? Io lo sento. Io sì. Allora, prendiamo una ciascuna. Vabbè, il colore è quello così sanno classico. Sanno di sottiletti al cheddar. No, sanno tipo di sottaceto. Hai presente il citronino? Sanno di quella salsa, quella lì. Esatto, esatto. Allora, vai. 3, 2, 1. Cetolino e senape. Sì, c'hanno il retrogusto di senape. Buone, una cica. L'altra volta mi piacciono di più le cose. L'altra volta avevamo preso le Pringles, mi sembra. Alla pizza. Cosa quello piccantissimo. Mamma mia. Alla pegno. Ne mangiavi una. Alla pegno. E poi ne avevamo preso anche un altro. Tipo la salsa barbecue, mi sa. Non mi piacciono. Io gli do un 8. Io 7. Vabbè, dai, più o meno. Ora, cosa dolce. Direi che proviamo questo. È proprio d'arachidi. Wow, perché? Che fantasia. E si chiamano Peanut Butter Cookie Dough Bites. Sì, sì, sono buone.
buoni. Sono tipo bocconcini. Tra l'altro anche senza uova, buono. Apriamole. L'altra volta queste mi pare le abbiamo prese alla Red Velvet, però non c'erano piaciute per niente. Io l'ho prese nella speranza che queste siano migliori, però la forma mi sembra uguale. Vai, prendine una. L'odore anche qua sembra cartone. Non è molto buono. Le cacchette di Klaus e Elijah sono uguali. Per chi non li conosce, sono i miei porcellini d'India. Andiamo a mangiare. 3, 2, 1. Lo schifo. Sono super morbide. Sta merda. Sembra una cacchina. Mi è arrivato qualcosa di... Ma è petrolio! Che schifo! Ma chi l'ha creato? Che è però ti attaccare se vuoi. Anzi, adesso sai cosa? Per riprenderci andiamo a berci qualcosina di quello che ho preso. Dovresti assaggiarle, cioè comprarle solo per assaggiare quanto fanno schifo. Mi dispiace, ma cioè le altre in confronto a queste. Mamma mia, quelle erano una squisitezza. No, raga, no. Adesso appunto ci andiamo a bere una cosetta e ci andiamo a bere questa. Tra l'altro guardate come l'hanno impacchettata bene. Questa qui, la Fanta alla fragola. Sì, mi veniva strawberry, non mi veniva in italiano. Mai vista? Tu l'hai vista? Qui no. Bicchiere. Giorgia, io non vorrei dirti nulla. Non so chi di voi ha mai fatto la curva glicemica. No. Ok, già, questa è la parola proprio brutta. Oddio. La curva glicemica. Se non l'avete mai fatto, siete le persone più fortunate del mondo. Ma è questa. Di sciroppo. È un concentrato di glucosio allo stato puro. Questa cosa non sa da bere. Il colore non mi ispira particolarmente. Sembra sciroppo, proprio quello della tosse. Speriamo il sapore sia meno. Poi la Fanta, oddio, la Fanta non ce l'ho neanche presente perché non la beviamo mai. 3, 2, 1, via. Non è male. Pensavo si sfuma un po', eh? Cioè è un po' più acquoso, però. Cosa di una cosa. Con retrogusto sempre. Ma sai tipo quei. Come si chiamano? Non champagne, però quei cosi che. Ah, alle feste. Tipo lo champagne dei bambini che non è alcolico. È quello, infatti. Esatto, però a me non mi veniva. Pensavo peggio. Dall'odore sembra un concentrato di zuccheri. Sicuramente lo è. Però c'è scritto 180 calorie per lattina. Io non sarei convinta comunque. Quindi voto per questa. Io 5. Cioè perché proprio. No, io 6. No. Non vabbè, è male. Capirai, sembrava che stai dove andare. 6 io mezzo, se dovete prendere qualcosa di questo sito, vi consiglio Coca-Cola alla vaniglia. Io quella alla ciliegia perché è la mia preferita. Eh sì, pure quella. E io direi che proviamo questa. Quanto sono curiosa, troppo. Mi farà schifo da morire, però proviamo. Beef jerky, ragazzi. Questa ho preso la versione originale, ma ce ne stanno un sacco di gusti. Però ho detto, onde evitare di... Prendiamola in modo originale. Semplicemente detta carne essiccata. Come si chiama qua in Italia? C'è un nome la carne essiccata qua. Beh, se qualcuno se lo ricorda, ce lo scrivi. Come aprite bene un pacchettino. Io ho paura dell'odore. No, hai sentito? Oh, come carne lasciata al sole per 36 ore. Cioè, sembrano le salsicette di guerra. Sì, ma beh, non si saranno sprecati. Meglio. Sembra un bel prosciutto. Sì, però, senti, c'è un odore forte. Oggi non iniziare a fare così. Già io ho il vomito facile sto periodo. Allora, io direi... Cioè, togliamoci il dente. Così io vado tutto in te. No, ma che tutto, un mozzichetto. Cioè, 3, 2, 1, via. Io l'ho preso un pezzo così piccolo che neanche lo sento. Non è male. Sembra salame. Però senza grasso. È super dolce. È buono per quello, infatti. Mi piace. È tipo un dolce, buono. Raga, mi piace. Cioè, non è la cosa preferita che vado a cercare, però. Io do 7,5. 5. Ok. Adesso abbiamo provato questa salata. Andiamo col dolce. E io voglio provare i Twinkies. Che l'altra volta volevo prendere, ma c'erano solo quelli alla banana. E invece io volevo questi alla vaniglia, quelli classici. Cioè, noi siamo andati questi in America. Qua, sì, esatto. Sono tipo la cosa più famosa che troverete in quanto dolci, soprattutto americani. Io direi che uno ce lo dividiamo perché sennò qua è la fine. Questo è, sembra un plum cake, sì. Un po' più allungato. Vabbè, sarà un plum cake. Già guarda l'olio attaccato alla confezione, proprio American style 100%. Le goccioline di... Sì, esatto. Olio. Però qua sotto si vede il ripieno, i buchi. Oh, però è bello ripieno, Io non pensavo... Spiegati, cioè, vabbè, capirai, stiamo a parlare. Cioè, mica spicchio. Io. L'odore è un plum cake scadente. Sì. Tipo quelli di marchio, proprio l'ultimo. Why? Cioè è zucchero, ma come fanno a mangiarlo? È tutta un'illusione. No, io ho bello riempito, poi no. Ma senti, ma come fanno a piacere? Tutto è buono. Dicono che è la cosa più buona che puoi trovare. Ma dove? Ma dove va? Dipende dove cerchi a sto punto. E poi c'è gente che ho visto assaggi italiani, cioè di gente qua su YouTube. Poi gli è piaciuto. Come cacchio fai? Cioè, sa di cartone. Cake, mamma, è buonissimo. Cioè, il plum cake, raga, ma che senti buonissimo? Cioè, è proprio come se mangi... Non mi viene niente.
Però, cioè, dai su, non c'è paragone. Cioè, 4 io gli do. Devo bere un'altra volta, eh. Io gli do 3. Avevo un'aspettativa 100, mi ha deluso. No. È tutta un'illusione, l'America è un'illusione. Bastardi. Adesso non abbiamo nient'altro di salato. Quindi proviamo le Jelly Belly. Le ho riprese, ma questa volta sì. Camo Beans. I gusti sono la cioccolato. La Jelly Belly al cioccolato, voglio assaggiare. Poi ci sta mela verde, liquirizia, succo di pera, tipo. Poi arancia, marshmallow tostato, cioè filano sempre il marshmallow, ce lo filano sempre. Anguria è il mio preferito delle Jelly Belly. Ma l'unico quindi, nuovo è il cioccolato. Sì, grazie. Esatto. Io voglio assaggiare curizia. Tu prendi quella al cioccolato. 3, 2, via. Dovete sapere, le Jelly Belly sono delle cose più buone al mondo. C'è un po' di sapore per i piatti, però buono. Non sai il cioccolato? No, neanche non piaciuto. No, c'ha quel retrogusto di cioccolato. Ah, io amo i Jelly Belly, io andrei avanti tutto il giorno. Sì, certo, poi. Poi alla fine sta tutta la sera sulla tazza, però sono problemi tuoi poi. Comunque, voto per queste 8. Generale, sì, io pure. Poi, questo per tutti i fan come me di Harry Potter, facciamo un applauso. Nan nan nan, guardate qui, Chocolate Frog. Soprattutto il primo film, quando Harry e Ron comprano i dolcetti, eccetera, eccetera. Eccolo qua, la Cioccorana. No, ho appena letto che anche qui c'è la carta di un mago. Sì. No, figata. Allora, questa carta va aperta molto lentamente, senza il rischio di essere rotta. Ma raga, a me mi sembra uno dei Kiss. Ah, ma è tipo una band di maghi. È stata una sola, guardate. Sola, sola, sola. Chocolate Frog. Proviamola. Ma è solo una? Sì. Io mi prendo una zampa e tu tutto il resto. Via. Mm. Buona. Cioè, nel senso che vuoi. Sì. Tosta. Mi piace. I voti per questa. Ma sei. Sì, a parte 5. Per la confezione. 5 10, perché non mi piace arrivare. Più. Ti è andata male, Ranetta. Poi, ah, questa è una delle cose più belle che appena l'ho vista sul sito mi si sono illuminati gli occhi. Pop Rocks allo zucchero filato. Quelle caramelle frizzose che adesso sentirete. Il rumore è tipo paradiso. Vabbè, non così. Oddio, non so se mi fa male questo coso. A mio mamma mi si gonfia lo stomaco. Oh, ma già scrocchiano, senti, zitti. Zitti. 3, 2, 1, zitti. Io li amo. No, questi me li vedo noi, devo far provare a Desi. Desi, non guarda questo video. Questo 10, raga, sempre e comunque. Io 6. Sapete che io sono per le cazzate. Ora, abbiamo 2 pacchi di Pop Tarts, che sapete sono una delle nostre cose preferite di sempre. Sì. Abbiamo preso solita Red Velvet e burro d'arachidi, in vez sbagliate. Scusatemi! Io l'avevo visto i marroncini, ho detto burro d'arachidi. Infatti l'altra volta l'avevo provato. Questo invece è S'mores. Ah, quello tipo... Se non sapete cosa sono dei sempre sì dolcetti, chiamiamoli dolcetti, ma proprio... Cioè, due cose messe insieme, americani, che si fanno col biscotto, marshmallow e un pezzo di cioccolato. E poi si fa tipo a panino. E qui penso sì, sia così. Poi queste, sì, le Pop Tarts, si possono sia mangiare così come le mangiamo adesso, però sono molto più buone riscaldate, tipo al microonde, oppure nel, come si chiama, nel tostapane. Non leggiamo le calorie, per favore. Io intanto ho aperto quelli alla Red Velvet, li apriamo e li vediamo. Allora, dentro ogni confezione ce ne stanno 2. Questa è la Red Velvet, è così. Dentro è tipo bianco e nero questo. Fai vedere? Oh, sta di cioccolato. 3, 2, 1, come on. Perché è così dolce? All'inizio è buono e poi sa di cartone, tutto uguale, perché? È buono? Assaggio questo. Io assaggio questo. Io voto Trump, yes. All'inizio è buonissimo. Neanche. Non lo so, quelli a cookies and cream non li batteva nessuno. Secondo erano buoni, caldi, caldi. Buoni. Sì, quello è sicuro. Comunque, a questi, alla Red Velvet, un 5 e mezzo. Io 6. Invece a questo qui, agli S'mores, io do 6. E tu ci 7. Dai, 7. Ci sta. Allora, rimane una cosa sola. Una cosa più inquietante e pesante allo stesso tempo. Cioè questo. E uno dice, che sarà mai? L'Arizona tea con una cosa che fa bene. L'acqua, esatto, per tutte le calorie. Noi sì, abbiamo l'acqua al watermelon. Fa di strano. Sa di droga. Sa di anguria. Oh mio Dio. No, non si vede, c'è il bicchiere marrone, ma è rosa. È rosa fiore di ciliegia, è bellissima. Sì, peccato che è anguria, però contro luce si vede, vedi? Comunque, sta bellissima. Scusatemi, ritiro per deliberare. Non sa di anguria, ma cioè... sa ancora di curva glicemica. Cioè, a questo punto era meglio la Fanta alla fragola. Ero pronta a morire e a soffrire. Stavo bevendo. Allora, il voto per questa è...
7. No, io volevo dire 7. Poi però lascio la trascinare. Io 5. Tu 7. Ok. Quindi, conclusione. Diciamo che la maggior parte non ci sono piaciuti. Questa volta in aria toppato. Sì, l'altra volta era molto più buone. Sì, ma l'altra volta ci avevo preso tutto il sito, capito? Cioè, c'è lo scatolone come esatto. Comunque dai, più o meno il 20% ci è piaciuto. Comunque, se il video vi è piaciuto, thumbs up, iscrivetevi per altri video del genere. Ci vediamo al prossimo video senza Giorgio, oh, non ci dispiace. Ciao. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.